Allora, abbiamo Gesù ancora dentro, quindi prima di tutto offriamo questa preghiera come ringraziamento all'Eucaristia, perché già abbiamo ricevuto dentro la nostra guarigione, Gesù stesso. Adesso Gesù da dentro irradia proprio. Ora faremo una preghiera dolce di ringraziamento e che guarirà, come dice il Vangelo, cercate il regno di Dio, il resto sarà dato in aggiunta. Cioè cerchiamo Gesù, adoriamo, il resto viene dato in aggiunta. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Signore Gesù, sei dentro di me. Ti lodiamo, ti adoriamo, ti benediciamo. Fa che una goccia del tuo sangue si unisca al mio e cominci a circolare in tutta la mia vita, in tutte le membra della mia vita. Signore Gesù, col tuo sangue preziosissimo, purifica, libera, risana e guarisci tutte le mie vene, le mie arterie, i capillari, la pelle. Fa che questo tuo sangue prezioso lavi, purifichi, risani e profumi ogni cellula del mio corpo. Nel nome di Gesù mi rivolgo a te, fratel corpo. Senti il profumo del sangue di Cristo. Respira il profumo di questo sangue e liberati da tutti i veleni, da tutti i peccati, da tutte le malattie, da tutte le infermità. Tu sei fatto per essere tempio dello Spirito Santo. Sorgi nel nome di Gesù e liberati da ogni peso di peccato, da ogni pena di peccato. Liberati dalla stretta dei malefici, delle maledizioni, delle legature, di tutte le cose fatte attraverso le foto, attraverso le polverine, le polveri di Sai Baba. Liberati nel nome di Gesù da qualunque opera malvagia. Senti il richiamo del sangue di Gesù che è stato versato per te. Per questo sangue, per questo profumo, Gesù, dall'alto della croce, attira a te il mio spirito, la psiche, il corpo, le relazioni, il mio lavoro, la salute e qualunque cosa in questo momento si trovi sotto la giurisdizione di Satana. Attiraci dalla croce, Gesù, e strappaci da ogni legatura,
da ogni male, da ogni catena, da ogni collare satanico, da tutto quello che ci impedisce di stare bene e di operare il bene. Gesù, la tua voce fa risorgere anche i morti. Con la tua voce, con la voce del tuo sangue, io sono riscattato. Sono riscattato dalle malattie, dai legami satanici. Nel tuo nome, Signore, sento la gioia di liberarmi, di guarire, di santificarmi, di essere tutto tuo. Per questa gioia che sento, all'udire la tua voce, io adesso, fin dal concepimento, nel nome di Gesù, voglio rinunciare e spezzo tutti i pensieri che mi legano a Satana, tutte le parole che mi legano a Satana, tutte le opere che mi legano a Satana, tutte le omissioni che mi legano a Satana, tutto quello che c'è nella mia natura umana, che in qualunque modo ho ceduto a Satana, adesso lo spezzo nel nome di Gesù e mi riprendo tutto e metto tutto sotto la signoria di Gesù Cristo. Paria kiria makaria shinia kiria makaria Ayaria makaria mashania kiria Ayaria mashania maria makaria Ayaria makashinia. Uriama kiriama shinya ikariama kiriya. Tuo nome è santo, Gesù. Il tuo nome è santo, Gesù. Tuo nome è santo, Gesù. Gesù. Il tuo nome è santo, Gesù. Il tuo nome è santo, Gesù.
Gesù, 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 Gesù. Ogni altro nome, tuo nome Gesù, 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 Gesù. In questo momento il nome santo di Gesù sta, vedo proprio come il corpo, come quando nella Bibbia si dice che le ossa si stavano riunendo ai nervi e si stavano riformando la carne viva, e Gesù sta proprio facendo una creazione nuova. Vedo proprio lo Spirito Santo che sta sanando, è come se sta proprio prendendo le parti del corpo, fa tan 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 tan, cioè lo sta proprio restaurando completamente. Quindi adesso siamo in una fase proprio di guarigione potente, e lo sta facendo già lo Spirito Santo, quindi dobbiamo soltanto stare con dolcezza, lasciarlo agire. E ripetete con me proprio con dolcezza, piano piano. Spirito Santo, sei meraviglioso. Grazie perché mi stai restaurando, mi stai riformando, mi stai rischiarando, mi stai sanando fin dal concepimento. Sì, Spirito Santo, ti do il permesso di entrare nel mio spirito e di sanarlo tutto. Meraviglioso Spirito Santo, entra anche nella mia mente e con dolcezza risana una per una tutte le piaghe, tutti quei ricordi dolorosi, anche le ferite più piccole, tutto ciò che ha infartuato il mio cuore, che lo ha spaccato, che lo ha riempito di crepe. Grazie Spirito Santo, non c'è nessuno che mi ama come te, non c'è nessuno che tiene a me più di te. Io non sapevo che mi amassi tanto, per questo amore ti do il mio sì, entra. E guarisci anche il mio inconscio, fin dal concepimento. Risanalo. E se prima era una strada piena di buche, adesso sana tutto e fa che ci cammini sopra. Gesù.
come Signore. Cammina, Signore Gesù, e in tutta la mia vita, e con i tuoi piedi santi, tocca tutta la strada del mio cuore e sana ogni parte in te, Signore. Risano il dolore, ritrovo l'amore, ritrovo la tua pace, sanami anche da tutto quello che mi porta a rifiutarmi. Sciogli tutti gli impedimenti ad accogliere il mio spirito, la mia psiche, il mio aspetto, il mio corpo, ogni parte del mio corpo. Spirito Santo, grazie perché tu mi hai creato, tu mi hai voluto, tu mi hai desiderato, tu mi hai sanato, e io da oggi voglio vivere con te, per te, in te, stare bene, operare il bene e chiedere a Gesù che cammini sulle strade anche degli altri cuori, soprattutto i più bisognosi della misericordia di Dio. Paria caria macascunia caria macaria. Ai aria macaria scinia caria macaria. Icaria mahiria macari shania maria. Aria macascinia aria macaria scinia aria. Ucaria. Il Signore ha già toccato diverse parti del corpo per sanarle, proprio questo fede che sta facendo questo. Adesso in particolare sta toccando il fegato e tutti i nervi, quelli che partono dalla testa e vanno in tutto il corpo, sta sanando questo, proprio preghiamo su questo perché sta facendo qualcosa di meraviglioso, perché a volte i nervi o sono sconnessi o sono infiammati, ma sono tremendamente dolorosi quando si rovinano. Allora chiediamo proprio al Signore che sani adesso. Spirito Santo, avvolgi il mio fegato. Soffiaci dentro, liberalo da ogni tumore, da ogni veleno, e ridonagli e soffiagli la vita. Adesso, Spirito Santo, siedi in trono nella mia testa, e da lì irradia tutti i nervi, tutti quelli che passano per la cervicale, per le spalle, nel cuore, nel midollo spinale, nella spina dorsale, passa per tutti i nervi, tutti quelli che portano alle dita, alle palme dei piedi, passa con il tuo amore e risana il nostro cuore e ogni cellula del nostro corpo. Informa nuovamente i neurotrasmettitori, i neuroni, tutti i scambi elettrici del cervello,
Spirito Santo, rifai nuova ogni cosa. Comportati con me come ti sei comportato con Gesù. Quando uscivi da Lui e sanavi anche chi era accanto. Io ti accolgo completamente con Gesù, per Gesù, in Gesù. Riempi ogni cellula del mio corpo e da me irradiati per benedire, per dare gloria a Gesù, perché ogni uomo conosca la verità e sia salvo. Il Signore sta toccando queste parti del, non so come si chiamano, avambracci, come si chiamano, questo a destra e a sinistra, sta sanando queste parti, in particolare sta toccando queste parti proprio per sanarle. Il Signore sta toccando un piede destro con cui questa persona camminava male e lo sta proprio toccando per risanarlo completamente. Nel nome di Gesù ordino a questo piede di tornare libero, nel nome potente di Gesù, di camminare a gloria di Dio. Paria macaria kishania caria macaria. Aria macaria macashania. Aria macashunia caria macaria. Aria macashunia caria. Adesso Gesù vuole spezzare le dipendenze. Allora ripetete con me, lo facciamo anche a nome di altri se ne possono aver bisogno, sempre secondo la volontà di Dio. Nel nome di Gesù, spezziamo tutti i pensieri, le parole, le opere. E ogni cosa vissuta nella vita che ci ha fatto diventare dipendenti. Spezziamo la base di queste dipendenze che si trova in noi. Cancelliamo tutti i pensieri, tutti i pensieri cattivi, le parole cattive, le opere cattive, anche ricevute in grembo. Adesso, nel nome di Gesù, spezziamo le parole ricevute da altri, i pensieri ricevuti da altri, le opere cattive ricevute da altri, e ogni male ricevuto in qualunque modo, sia cosciente sia inconscio. Spezziamo ogni legame di pensiero, ogni legame dello spirito, ogni legame fisico contratto anche attraverso la sessualità. La natura umana Dio l'ha donata a me e adesso me la riprendo a immagine di Gesù e tutto il resto chiedo a Gesù di cacciarlo via senza manifestazioni e di non tornare mai più.
nel nome potente di Gesù. Nel nome potente di Gesù. Nel nome santissimo di Gesù. Ok, mo completiamo l'opera, grazie a Dio, perché dobbiamo finire adesso. Cantiamo in lingua, e così che quello che manca lo Spirito Santo lo mette Lui, e chiediamo che ci riempi e ci sigilli in questa nuova umanità che Gesù ci ha dato, o meglio che ci ha restituito, se l'avevamo persa in qualche modo. Paria macaria macasciunia caria. Ai aria macasciunia caria macaria. Aria macasciunia caria macaria. Aria macasciunia. Aria macaria. Chiedo agli angeli adesso di imporre le mani su ognuno e di mandare nel riposo dello Spirito chi ne ha bisogno e chi vuole andarci, perché è una cosa libera, non è un'imposizione. Chiedo proprio che gli angeli santi adesso impongano le mani per mandare chi ne può aver bisogno nel riposo dello Spirito, e anche per continuare questa notte, questa preghiera, fino a guarigione completa. C'è l'intercessione speciale, non so perché, però è così, di San Giuseppe Moscati in particolare. Vedo che è come se andasse in mezzo alle persone, cioè questa immagine, lui era medico, vabbè, a toccare le persone proprio, a guarirle, no? Nel senso a intervenire su di loro proprio. Aria macaria macasciunia caria macaria macosciania. Ai aria macaria chis aria macasciunia. Icaria macaria sia. Aria macasciunia. Allora, mi sembra di vedere come se avesse l'impressione di diversi santi, c'è San Giuseppe Moscati, Santa Gemma c'è anche, e poi ce ne saranno altri che magari io, a me sono cose che vedo così, ma grazie pure che sono immaginazione, l'importante è che agiscono, poi se li vedo o no non è importante. Allora, completiamo proprio dicendo insieme: santi del Signore, completate su di noi l'opera di Dio. Soffiate sul nostro volto e fate che lo Spirito Santo sigilli anche le nostre viscere. Adesso, per intercessione di tutti gli angeli santi, di Santa Maria Mediatrice, di San Giuseppe, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Nel nome del Signore andate in pace. E andate in pace.